Quanto siete sciocche! Siete pronte a fare così. Televisione? Siete pronte a fare scandalo? Siete pronte ad andare a casa? Amore, vedo anche tu hai usato il bonus facciale. Amore, la ferramenta lo se l'ho preso. Come nell'Enia. Ma senti, noi non ci conosciamo tanto. In realtà so poco, molto poco di te. Che ne so? Innanzitutto, ma come hai iniziato? La voglia di nascere è di tantissimi anni fa, penso almeno 10 anni. E nasce poi tutto quanto a inizio pandemia, quando ho deciso di non solo iniziare a cucire da solo, che era una cosa che non avevo mai fatto. Cioè, sapevo farla, ma comunque poi ho iniziato a cucire da solo, ho iniziato a fare il sarto dei miei stessi disegni, ma anche appunto il modello e la modella. Quindi nasce Pantera. E che succede? Che praticamente a Firenze finalmente nasce la prima serata, la prima vera serata queer. Avangar decide di avviare questa serata che si chiama appunto The Shade. Lei non mi ha insegnato a truccare, ma mi ha... E meno male. Che l'ha detto? Due F. Geoffrey è stato ospite. E c'è gente che paga i biglietti per vedere te, Geoffrey. Amore, c'è gente che viene solo per me, Geoffrey. Col cuore! Pensi che l'immagine che hai scelto per il tuo personaggio è comunque non è un'immagine classica di drag? Abbia un po' a che fare con un messaggio che tu vuoi trasmettere? Beh, nel senso, a me piacerebbe anche tantissimo fare attivismo, ma in una chiave un po' diversa. Uso il mio corpo per far capire che non ci deve essere nessun tabù. Siamo fatti così, come dice RuPaul, siamo nati nudi. Perché deve essere un tabù un capezzolo femminile e non un capezzolo maschile? Qual è la differenza? Bisogna liberare il corpo dalla vergogna, esatto, che la nudità comporta, perché noi implicitamente pensiamo che star nudi significa essere delle brutte persone.